nostro primo incontro, diciamo, abbastanza particolare, non mi aspettavo così tanto affetto, diciamo. Perché? Scusa, come... No, vuoi raccontare? No, racconta tu, dai. Il nostro primo incontro? Sì, ragazzi, il nostro primo incontro è... Cioè, noi ci siamo conosciuti con Cristiano, la prima volta che ci siamo incontrati, eravamo a Sanremo. Nel 2010, no? Sì, presentava sì, la Clerici. 4 anni fa. Noi eravamo nel 2010 ospiti a Sanremo e questa, insomma, la dice lunga sul fatto che quell'anno proprio c'era crisi. E quindi no! Hanno chiamato noi, alla Rai, hanno detto chi chiamiamo? Pernia, ma che cazzo è? Allora, eravamo a Sanremo, voi sapete com'è Sanremo, no? Sanremo, sono tutti, i cantanti sono tutti precisi, tirati, sì, no? C'era Toto Cutugno, sembrava 007, sembrava tutto, c'erano i Modà, sembrava tutti una riunione dei Rotary. Arriviamo noi, lei vestita da principessa Sissi, io da Johnny Groove, con i pantaloni muccati e gli occhiali. Poi ci siamo guardati e abbiamo visto come era vestito Malgioglio, abbiamo detto, no, andiamo bene. Giovanni, però no, no, beh, adesso applaudite, però Giovanni in realtà sta veramente glissando sull'episodio che mi ha fatto dire questo sì. Ragazzo, io non lo rincontrerò mai più, perché Giovanni quando fa le gaffe non ne fa una sola, perché non gli basta, ne inizia a farle e le fa a cascata e per recuperare fa sempre peggio, perché la prima cosa che mi ha detto è ciao Cristina, io mi chiamo Cristiana come tutti, cioè nessuno si sarebbe sbagliato qui, giusto? Ecco. Poi la seconda cosa che mi dice è ma che meraviglia questo vestito da Fatina, e io gli dico scusami, Fatina, tua sorella, questo è il vestito da principessa. È iniziato bene il rapporto, diciamo. Poi cerca di recuperare dicendo ma sì, è la fiction su Canale 5, e io dico no, guarda che è una fiction per Rai 1, e lui non pago, mi dice ma sì, ma ti ho visto, ma in effetti guarda è un'interpretazione, e io gli dico la fiction deve ancora andare in onda. Vabbè. Questo è Giovanni Vernia, per dire. C'era la Clerici così. La padella, perché la Clerici c'è anche a Sanremo.